sono Francesca, sono preda a una crisi di idee, nel senso che non è che sono in crisi perché ho poche idee, sono in crisi perché ne ho troppe. È diversa la situazione. Comunque, comincio così questo vlog, è il 23 di settembre, oggi è l'una e un quarto, tra 8 ore mia figlia, 7 ore qualcosa mia figlia deve essere al nido, quindi io devo ancora fare la doccia, ancora sistemare per andare a dormire, quindi farò le 2 più o meno, però sono qui che sto cercando di creare una postazione per il tatuaggio, perché probabilmente ne farò uno entro la fine di settembre, perché a 50 km da casa mia, tra qualche giorno, c'è una convention di tatuatori con tatuaggi già pronti. Io sto cercando qualcosa da fare qua. Collegato al tema Disney, ho visto che c'è qualche tatuatore che ha fatto qualche progetto su Instagram. Bisogna vedere se poi lo proporrà alla convention, però va bene. Per quanto riguarda le convention, per chi non lo sa, sono praticamente un tot di tatuatori, come una fiera praticamente, che tu vai lì, scegli il tatuaggio e te lo fanno. Ok? Cioè, te lo mettono sulla pelle, lo stencil è già pronto e tutto. E sicuramente ne farò 2 ottobre perché ho già l'appuntamento. Infatti sono qua con tutte le creme che ho, 4 di questa. Tubetto piccolo perché lavorando in fabbrica è più comodo tenere in borsa. Tubetto grande da tenere a casa perché comunque di solito con un tatuaggio mi parte siano tubetto barra 2. Quindi ho questi, ho questo della Bepanthenol. E ho anche questo qua della Fissa, però mi sa che la userò per il cambio pannolino di mia figlia, perché insomma per il tatuaggio c'è di meglio, però vi farò un video a parte. Poi ho qua 2 dispenser di sapone che ho trovato, che in realtà ho tenuto apposta. E insomma sono dentro i saponi neutro, ovviamente li ho puliti a dovere, lavati a dovere. E siccome ho tanta roba per i tatuaggi e non mi basterà tutta questa roba qui, sto cercando una postazione per mettere tutta sta roba. Sicuramente un dispenser lo lascerò di sapone, lo lascerò in cucina e uno in bagno come dispenser per lavare le mani. A fianco ci metto questo qui per i tatuaggi, perché così anche quando non mi faccio la doccia, io me la faccio tutti i giorni, una volta al giorno, però anche nei momenti durante la giornata che non mi faccio la doccia riesco, sono più comoda così. La crema, questa è quasi obbligatoria, cioè non è quasi, è obbligatoria per aprire un tatuaggio. E vabbè, tubetto piccolo, ho preso 4 tubetti piccoli perché sono più comodi da portare nel borsello quando vado a lavorare, avendo 2 pause di 5 minuti, una di mezz'ora. Solo in quella di mezz'ora io vado in bagno e ci vado nei momenti in cui non ci va nessuno e quindi cioè, mi lavo il tatuaggio. Io ho i flaconcini piccoli di Amochina che lavo bene, li riempio col sapone neutro perché ho usato il sapone neutro per curare il tatuaggio per le prime 3 settimane. Quindi, ascolta se guardo qua e non là. Quindi, sapone neutro dentro il flacone di Amuchina e tubettino così piccolo tutta la vita, se si lavora in fabbrica, ma anche se si lavora da altre parti. Perché comunque il tatuaggio ogni 8 ore, poi quello ve lo consiglierà meglio il vostro tatuatore. E ogni 8 ore comunque il tatuaggio va lavato, ma comunque lo sentite anche voi perché se state un po' senza darvi la crema, almeno a me succede così, il tatuaggio comincia a farmi male, quindi comincia a darmi fastidio e quindi dopo io mi do la crema senza problemi. E il vlog lo continuo domattina, che domattina sicuramente se è bel tempo fuori andrò a farmi una bella camminata. Quindi per voi passerà un secondo, per me passeranno 9 ore, più o meno. Ci becchiamo. Allora, continuo così il vlog. Stamattina sono andata al centro commerciale, lì per Coop. Ho preso questi 2 prodotti qua per il viso, perché quando ho il ciclo mi vengono fuori i brufoli, quindi li devo usare. Ne avevo rimasto uno, l'ho finito.
Ma ho preso anche questo perché in pratica mi è venuta fuori una piccola macchia che è dovuta, cioè, è dovuta sempre all'acne, e all'acne del ciclo. E quindi quando mi viene fuori io uso questi prodotti qua e va via nel giro di qualche giorno. Quindi mi sono partiti 60 euro anche stamattina. Vabbè. Per la pelle, per la cura della pelle, questo ed altro. Eccomi qua, continuo il vlog, bevo un caffè al ginseng, lo bevo, no, ginseng, scusatemi, caffè d'orzo, perché ho bevuto un caffè prima, ho fatto la clip, ma non è venuta bene, quindi non la metto. Allora, a giorni farò un nuovo tatuaggio, ho provato la postazione per la cura del tatuaggio in bagno, sono riuscita a liberare uno scaffalino su un carrellino e lì ci sta tutto, quindi. E non dico quando, però farò il tatuaggio, il prossimo, non ve lo dico. Sarà un segreto, scusatemi, ma ho piccato contro la tavola con le gambe e quindi trema un po' il cavalletto. Non vi dico quando farò il prossimo tatuaggio, sarà un segreto. E anche perché forse farò un video a tema, magari dove vi parlo di queste cose. E magari dove vi parlo di tutti i tatuaggi che ho, dei collegamenti che hanno tra di loro, se hanno dei collegamenti, se non li hanno, se hanno significato, se non ce l'hanno, un pochettino di queste cose qua, anche perché io ho sempre voluto avere tanti tatuaggi. Oddio, sempre no, perché all'inizio, quando ero piccola, i tatuaggi mi facevano paura, poi ne ho voluto solo uno e poi da uno, ecco. È sempre così comunque. Da uno sono passata a tanti e tanti ancora ne farò, quindi uno probabilmente entro la fine del mese forse. È tutto da vedere. E due sicuramente ad ottobre, forse tre, perché c'è un'altra convention da un'altra parte ad ottobre e quindi non so se ci vado, ma se ci vado, tatuaggio. E vabbè, adesso comunque io non ho fretta, anche perché devo essere convinta del tatuaggio. Allora, io ho preso appuntamento per quanto riguarda questa convention in uno stand. Non ho bene un'idea precisa, cioè so che cosa voglio tatuare, però non ho un'idea precisa del tatuaggio, ok? Che cosa mi voglio far tatuare, non che io tatuo, ok? Io non sono una tatuatrice, purtroppo. E quindi mi hanno detto che preparano qualcosa loro, però l'idea mi deve piacere, perché non è che sì, tatuami lo stesso, no, cioè l'idea mi deve piacere, se non mi piace, amen. Comunque io un progettino dietro ce l'ho nel telefono, quindi nel caso mi farò tatuare quello. Se questo progettino mi convincerà al mille per mille. Diciamo che mi ha convinto parecchio, però mi prendo ancora qualche giorno per decidere bene. Allora, adesso mi devo preparare per andare a lavoro, perché purtroppo questa settimana lavoro di pomeriggio. Altrimenti ci sarei andata un po' prima a questa convention, perché vabbè, non dico niente, però effettivamente comincia questa settimana, quindi no, comunque lo posso dire perché comunque ci sarò già andata quando uscirà questo video. Però vediamo. Cioè, nel senso, magari vado là, guardo solo, e anche perché poi dobbiamo fare anche degli altri giri, io e il mio compagno, quindi vediamo magari di far tutto quel giorno lì. Non lo so. Io adesso mi preparo per andare a lavorare e vabbè, continuerò questo vlog stasera. Anche perché ho anche il telefono scarico e quindi dovrei caricarlo un pochettino, però per fortuna ho i caricatori con la ricarica veloce, per
perché questo è l'iPhone 14 Plus e supporta anche la ricarica veloce. E nel giro di mezz'ora mi va tipo all'80%. Quindi adesso parto tra una mezz'oretta, quindi metto il telefono in carica e noi ci vediamo alla prossima clip. Quindi voi state sintonizzati, perché questo vlog continua. Eccomi qui, chiudo così questo vlog. Allora, oggi è giovedì, non ho vlogato in questi giorni perché ero in ansia per il rinnovo del contratto. Comunque, contratto rinnovato fino al 31 dicembre. Poi si vedrà. Adesso mi faccio un caffè, però io chiudo il vlog così. E vabbè, detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!